cappella a servizio della comunità parrocchiale di Vigo e rendila punto di riferimento e di incontro fra i vicini e i lontani, centro promotore di ogni generoso slancio verso la città degli uomini. Aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza rinnovatrice del tuo spirito. Raduna gli uomini lacerati e dispersi nell'unica famiglia pacificata del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio eterno Padre, che nella croce del suo Figlio ha rivelato l'immensità del suo amore, vi doni la sua benedizione. Amen. Cristo, che morendo sulla croce è divenuto sposo e Signore dell'umanità redenta, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Lo Spirito Santo vi faccia sperimentare la misteriosa potenza della croce, albero della vita e principio della creazione nuova. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, ringrazio di aver partecipato, che voi adesso potete rimanere e fare un giretto e ammirare anche quei bellissimi affreschi, ecco, che sono stati fatti recentemente. La cappella è dedicata a Cristo Redentore, quindi tutto il dipinto ruota intorno a Gesù, quindi alla figura, e in particolare è stato costruito proprio su questo bellissimo crocifisso. Ecco, volevamo soprattutto creare un'atmosfera mistica che invitasse appunto alla riflessione, al rasserenamento, alla preghiera. E quindi la cosa migliore era proprio rappresentare le cime delle montagne, perché anche nell'iconografia cristiana la montagna è sempre rappresentato la vicinanza a Dio, perché era più alta, era più vicina al cielo, no? Ovviamente quale montagna migliore se non in Brenta, che noi abbiamo tutti i giorni davanti agli occhi. E in questo caso Brenta è stato rappresentato in una maniera un po' delicata, proprio perché non volevamo creare una foto di una montagna, volevamo creare un'idea della montagna, dell'altezza, di qualcosa di infinito, sì, no? Esatto. E quindi l'abbiamo fatta molto, molto delicata, quasi, sì, sono un po' mistica. Sfumata. Poi, aspetta, prima abbiamo i due raggi, rappresentano lo Spirito Santo, e il triangolo che vedete del cielo ricorda la Trinità. Il triangolo della Trinità, che anche questa nell'iconografia cristiana antica è spesso presente in diversi dipinti antichi. Poi abbiamo la parte più terrena, più vicina a noi, che è questo ramo, che non è altro che un ramo dei nostri campi, non sappiamo neanche bene quale sia, perché l'abbiamo proprio tagliato e portato qui da riprendere. Volevamo una cosa molto reale. Non è falegna, in poche parole. Sì, e su questo ramo abbiamo messo il cardellino. Allora, il cardellino, nell'iconografia cristiana, rappresenta l'uomo. Perché esiste un racconto antico di questo che dice che quando Gesù stava per morire sulla croce c'erano diversi uccelli che volavano, che pensavano semplicemente a costruire il nido, alle loro cose, perché erano tutti presi, anche perché era primavera, era aprile in quel periodo, quindi ognuno era preso dalle proprie cose, per costruire il nido.
Lui si è fermato e si è interessato a quest'uomo, è stato il Cardellino, che si è posato sulla testa di Gesù e ha cercato di togliere, di staccare le spine, e in questo modo si è un po' sporcato del sangue di Gesù e un po' anche del suo, perché si è occupato a lui. Da allora il Cardellino viene rappresentato spesso in tantissimi dipinti. C'è per esempio la famosa Madonna del Cardellino di Raffaello. E se voi guardate anche la Statua del Rito, abbiamo scoperto che in fondo dietro l'altare, il dipinto grande che c'è Gesù con in mano un cerino e un cardellino. Quindi è molto più vicino di quello che pensiamo. Ecco, sì, insomma.